Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Praticamente, dove eravamo rimasti? In tutti questi mesi in cui non ho registrato, ho comprato casa e infatti ho un nuovo studio, ho una stanza tutta quanta mia dove potermi truccare. Allora, dunque, oggi praticamente andrò a fare un make-up, diciamo un pochino ispirato a questa stagione, un pochino spooky, un pochino invernale, un pochino non si sa dove andremo a finire. E voglio tornare ad utilizzare una palette che avevo già usata qualche video fa, e cioè la Dreamy 2 di Nabla Cosmetics, perché la adoro. È questa qui. Ho proprio voglia di un bel trucco viola con il glitter. Adoro. La prima cosa che vado a fare sul mio viso, sono completamente struccata, non ho niente su, è iniziare dagli occhi, il primer di P. Louise, e lo vado a stendere con un pennello piatto. Ok, una volta messa la mia base, prendo da questa palettina piccolina qui di Zoeva, questa qui è la Soft Sun Barefoot, che è un marroncino chiaro con sottotono freddo, perfetto come transition color, come un pennello da sfumatura. Lo vado ad applicare qua in modo tale da iniziare a dare un pochino di profondità al mio occhio. Vado a prendere la palette Dreamy 2, il colore Déjà Vu, che è questo qui. Prendo il pennello 228 di Zoeva e via. Praticamente faccio la stessa cosa andando soltanto però sulla piega, diciamo, interna dell'occhio. Questo fa in modo che si crei una bellissima profondità. Ok, adesso inizio che prendo Mirabilia, che è questo bellissimo viola qui. Benissimo, a questo punto dalla palette prendete con il dito, in questo caso il colore REM, che praticamente questo qui è più che altro un topper, no? Quindi da questo effetto qua bellissimo, e lo andate a tamponare sulla palpebra. Ok, perfetto. A questo punto fare la base, metto un primer, io uso, oggi metto il Vitamin Glow di Smashbox. Mentre il fondotinta, io uso oggi il Phyto Taint Ultra Eclat, o Eclat, vedete voi, di Sisley, nella colorazione 1. Allora, lo andiamo a mettere. Ha un profumo buonissimo, eh? Così, se qualcuno interessa questa cosa. Lo vado a stendere con un pennello, io uso questo qui di Zoeva, il 104. Per il correttore sto usando questo qui ancora di Astra, numero 03. Questo è un correttore assolutamente low cost, ma assolutamente valido. Sempre importante bagnare le spugnette che si usano, per favore. Compratevi, cioè proprio volete comprare una spugnetta, non comprate quelli bianchi, quadratine anni 90. Dunque, a questo punto qua vado a settare il correttore. Io uso questa cipria qui, bianca, di Clarins. Vedete, completamente bianca. Dentro qui, per dire, c'è la spugnetta che non dovreste mai comprare. Loro la mettono qua, però vabbè, che sono quelle fatte così. Questa non servono a niente. Con un pennello vado a mettere un po' di cipria, soprattutto qui sotto, per andare a settare quello che è il mio contorno occhi, e poi la metto anche su tutto quanto il resto del viso. Iniziamo con questa qui di Nabla, questi qui sono le loro close up, sono sempre delle cipre, però ho comprato anche la dark. L'ho comprata la dark perché è perfetta per me, per fare un soft soft contouring. Dopo aver fatto questo, vado a prendere quella di Fenty Beauty, che ce l'ho già da un sacco di tempo. Quella che ha un... questo qui è un bronzer meraviglioso, questo qua. E questo è il colore Beige Angel. Così, non so se si legge. E andiamo a intensificare questa parte qua. Non dimenticatevi mai, mai, mai 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 il collo, e poi vi dico anche un'altra cosa, anche le orecchie. Allora, con un altro pennello vado a prendere da questa palettina qui la Coral Spectrum, è una palette di blush
di Zoeva. Mischio questi due qua così, via l'eccesso. Ok, per concludere la mia base vado a prendere dalla palette Cali Kiss di Smashbox, che è una palette di blush e illuminanti, a mettere sullo zigomo. Yes, do you see the light? Ora vado a mettere il mascara, ovviamente uso il Major Pleasure di Nabla, ciglia finte applicate. Oggi ho scelto di indossare modello Marilyn di Mesao da Milano. Per vedere come l'ho messo vi rimando al video che ho fatto solo per come mettere le ciglia finte. Nel frattempo sulle labbra ho messo un rossetto liquido di Huda Beauty, questo qui, che è il color Raw. Togliamoci le mollette, voilà. Spero che questo video qui vi sia piaciuto, che il make up vi piaccia. Spero di tornare a registrare un po' di più, anche perché tipo ho ancora un sacco di cose che voglio farvi vedere, tipo ad esempio questa palette qui che avevo preso a giugno ancora di Morphe, leggermente bam, leggermente colorata, cioè assurda, però vedrò di usare e farci un bel make up pezzerello, che tanto voglio dire, sì, che ci sta tutto quanto. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao.